Portiamo avanti un cavallo di battaglia, che è quello che con legno si riesce a fare innovazione col materiale più antico che l'umanità ha fin dagli albori. E è chiaro che poi oggi si scontra anche con una difficoltà applicativa dei colleghi professionisti o delle imprese e degli immobiliari, perché c'è stata una grossa parentesi in cui questo materiale è stato un pochino scalzato da sistemi che oggi vengono definiti tradizionali, cemento armato, l'acciaio e via dicendo. Oggi il mercato, come abbiamo detto anche in questa occasione qua, sta leggendo la situazione prima ancora che il professionista la possa sviluppare. Oggi il mercato, il privato, l'acquirente sta chiedendo sempre di più un'esigenza che abbia sostenibilità, qualità, naturalezza come criteri base della proposta che viene data, e questo lì immobiliari e costruttori lo stanno incominciando a leggere, e il mercato del legno si sta trasferendo dall'iniziativa privata a quella immobiliare del costruttore, proprio perché anche, come è stato detto, la villetta è di difficile accesso solo a partire dal terreno. La multiproprietà e la palazzina può essere l'occasione per dare l'opportunità di un abitare naturale e sostenibile anche a chi non è in possesso del terreno e che magari trova questa esigenza offerta da un operatore che realizza una palazzina o un multiappartamento, ad esempio. Questo intervento si sta completando in questi giorni, e è interessante soprattutto perché abbina il legno ha un suo potenziale alter ego, che è quello della rigenerazione urbana. Se noi riusciamo in Italia a interpretare la necessità di ripresa anche del settore attraverso un'incentivazione che finora è stata applicata alla ristrutturazione o all'incentivazione, per esempio, di dispositivi tecnologici come la finestra, il fotovoltaico, ad un approccio su una scala maggiore che necessariamente coinvolge le amministrazioni, gli operatori, e che porta alla riqualificazione del nostro tessuto costruito attraverso la sostituzione edilizia, come avviene in altri paesi europei, più ancora frequentemente in Nord America, attraverso un vecchio immobile che viene sostituito da un immobile più performante, più sostenibile sia dal punto di vista energetico che di qualità dei materiali e dei prodotti, possiamo veramente avere una nuova primavera del settore che prima o poi si spera diventi un'attualità, in cui questi strumenti ci possono dare quel vantaggio che oggi magari rimane in una nicchia, ma che sta diventando sempre di più una possibilità per tutti.